Il vitigno Casa Vecchia di Ponte Latone al centro di un importante dibattito fra esperti che si è tenuto presso la splendida location di Villa Samuel a Ponte Latone, proprio nel cuore del territorio dove il vitigno è nato e coltivato da decenni. Si è parlato della sua storia, della propagazione del Casa Vecchia nei vivai e della ricerca delle origini del vitigno con le nuove tecnologie alla presenza di numerose aziende vinicole che hanno partecipato all'evento. A margine dei lavori abbiamo affrontato e sintetizzato il tema della serata con l'agronomo Antonio Di Giovan Antonio. Allora, Casa Vecchia innanzitutto perché? Allora, il Casa Vecchia, le origini risalgono a fine 800, inizio 900, perché un certo Prisco Scirocco, nato a Ponte Latone nel 1875 e morto nel 1962, trovò all'interno di un rudere di sua proprietà una vite di circa 80 anni. Questo signore iniziò a creare il proprio vigneto con le talee di quest'uva, e le persone del posto dicevano: "Iamma a pigliare l'uva e che è la Casa Vecchia", cioè andiamo a prendere le talee di quella Casa Vecchia. Qual è l'area di produzione? Quali sono i comuni coinvolti da questo vitigno? Allora, i comuni storici sono senza dubbio Ponte Latone, Liberi, Castel di Sasso e Formicola. Poi, quando si è fatta la DOC, Casa Vecchia di Ponte Latone, sono entrati anche altri quattro comuni che sono Piano di Monteverne, Caiazzo, Roviano e Castel Campagnano, perché poi intanto il Casa Vecchia si è diffuso anche in questi comuni. Quali sono l'area di mercato? Dove arriva il nostro Casa Vecchia? Diciamo che il Casa Vecchia ha avuto dei risultati lusinghieri con le varie aziende che ci lavorano. Non voglio fare nomi per motivi di pubblicità, perché siamo in televisione, però ha avuto i Tre Bicchieri, ha avuto importanti riconoscimenti anche su Wine Spector in America e attualmente un po' in tutto il mondo, in America, in Russia, in Germania, addirittura in Oriente. Quindi è un vitigno che ormai ha superato la sua provincialità al quale era stato relegato per tanti anni. Diciamo che a livello di mercato, ecco, quale potrebbe essere il futuro? Il futuro sicuramente dovrebbe cambiare anche un po' la coscienza dei ristoratori locali, che non vedo tanto Casa Vecchia nelle ristorazioni locali. Forse il prezzo? No, dovrebbero crederci di più, come ci abbiamo creduto noi, insomma. Dovrebbero spingere più verso questo prodotto e promuoverlo di più. Quindi venderlo anche di più sul territorio, oltre che fuori. Quali sono le proprietà di questo vino in particolare? Un vino molto strutturato, che ha un colore rosso rubino tendente al violaceo e ha una composizione polifenolica molto importante, quindi molto strutturato. Un vino che regge molto bene l'invecchiamento, si abbina a carni rosse, a selvaggina, insomma a piatti della nostra cucina. Che cosa significa, per concludere, la serata di questa sera? La serata sicuramente significa quella di aver ripreso un discorso bellissimo che noi abbiamo intrapreso più di 20 anni fa. È quello di innanzitutto suggerire delle strategie per superare dei punti di criticità del settore che pure esistono, quelli di cui ho parlato. Quindi strategie soprattutto di ricerca, di innovazione, cosa che è importante per una sempre più fastosa affermazione del prodotto.